Salve a tutti, sono sicuro che saprete che 2 settimane fa si sono svolte le elezioni presidenziali qui negli Stati Uniti e da allora devo dire che diversi amici, parenti, insomma, mi hanno scritto, chiamato per sapere cosa ne pensassi. E tramite queste mie interazioni con loro mi sono reso conto di due cose. La prima è che è abbastanza difficile articolare il mio pensiero su qualcosa che è abbastanza complesso. Quindi mi sono messo a cercare su YouTube qualcuno che spiegasse la situazione in una maniera che secondo me è ragionevole, è equilibrata, è razionale, non è dettata dall'emozione. E ho trovato questo tizio italiano. Il canale si chiama Nick Va in USA e lui secondo me è molto bravo. Devo dire, il suo video di riferimento che ho mandato ad amici e parenti si intitola Ha vinto l'America che vi ho fatto vedere o qualcosa del genere. Comunque metto il link in descrizione, vi consiglio vivamente di guardarlo perché lui parla molto bene e di nuovo è molto equilibrato. Spiega il suo punto di vista, dato che ha avuto modo di viaggiare negli Stati Uniti abbastanza. Questo, almeno il suo canale parla di questo, dei suoi viaggi, delle sue comprensioni negli Stati Uniti, nell'America dimenticata, mettiamola così. Quindi è un video che consiglio a tutti di vedere. La seconda cosa che ho realizzato è che il mio italiano si è abbastanza arrugginito, deteriorato e questo non va bene. Ora non so qual è la causa, conseguenza fra le due cose, tra il non sapermi spiegare bene per quanto riguarda le lezioni e il mio italiano, ma comunque sia la storia rimane. E quindi mi sono detto, sai cosa? Dato che ho ancora questo canale, sì, non carico video da tipo 3 anni. Facciamo una cosa, quando vado a fare due passi, quando vado a lavorare, quando sono in macchina, prendo e mi metto a parlare in italiano, cercando di fare meno errori possibili, cercando di metterci meno parole inglese possibili e commento su quello che succede. Quindi prenderei questa occasione per commentare su un altro video di Nick Va in USA, che fa riferimento sempre alle elezioni, però dalla prospettiva di New York. E il suo punto di vista è che New York non comprende com'è possibile che Trump abbia vinto, non capisce l'America. E devo dire che questo video l'ho trovato, come posso dire, non così ben dettagliato come l'altro, e quindi volevo commentare un po'. Il punto principale di Nick riguardo a New York è che chi vive a New York vive in una bolla. Chi vive a New York non ha la macchina, quindi non va a vedere gli Stati Uniti, non va a giro, non comprende quello che succede e quindi trova impossibile accettare il fatto che ci siano persone che abbiano potuto votare per Trump. Ora, questo vale da tutti i punti di vista e il motivo principale per me è che gli Stati Uniti sono una unione di stati. Questo è un qualcosa che, devo dire, la maggior parte delle persone che conosco in Italia, come posso dire, non realizza. Ovvero sia che ci sono 50 stati, ci sono persone diverse nei vari stati. Questi diversi stati hanno le loro leggi, hanno i loro valori, hanno le loro situazioni. Il clima, per esempio, cambia molto da nord a sud, da est a ovest. Quindi, dicevo, forse ci sono persone diverse. Gli Stati Uniti sono un paese con molti immigrati e quindi ci sono persone con valori diversi, con modi di pensare diversi. E questo vale anche per New York City. Di nuovo, quando uno parla di New York, non sono sicuro se uno fa riferimento a Manhattan, se fa riferimento a New York City, che è composta da 5, come si chiamano? Boroughs, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn e Staten Island, che
che hanno delle differenze, hanno delle differenze al loro interno, assolutamente. Se prendi Manhattan, chi vive a Washington Heights è diverso, presumo sia diverso da chi vive sulla Fifth Avenue, che sia diverso da chi vive sul Lower East End, sia diverso da chi vive a Chelsea, e così via. Perché è logico aspettarsi che gente diversa pensi in maniera diversa. Ora, tra l'altro, ho trovato questa mappa interessantissima sui risultati delle elezioni a New York City. E questa mappa ti dà modo anche di vedere le differenze tra i voti nel 2020 e il 2024, andando nel dettaglio, andando in quelli che, se ricordo bene, si chiamano distretti. E si possono vedere che alcuni distretti sono cambiati, hanno spostato il loro voto dal Partito Democratico, che è rappresentato in blu, al Partito Repubblicano, che è rappresentato in rosso. E ci sono grosse differenze. Può darsi che siano arrivati nuove persone che abitano in quei posti, altre persone se ne sono andate via, altre persone votino in maniera diversa, o ci sono state situazioni che abbiano portato a considerare certe promesse elettorali più importanti di altre. Un esempio: ci sono alcune zone del Queens che so che hanno avuto grossi problemi con gli immigrati. Questo perché? Perché New York City è considerata una città santuario, quindi lo status dell'immigrazione di una persona non conta. Se uno è entrato in maniera legale, in maniera illegale, non è considerato un problema. E quindi molte persone sono entrate. Ci sono stati grossi problemi per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda gli alloggi. E quindi nel momento in cui il Partito Democratico sostiene, come si dice, open borders, mentre il Partito Repubblicano è per una più stretta sorveglianza di chi entra nel paese, ovviamente in quella parte di New York City la gente ha votato per il Partito Repubblicano. Questo non dovrebbe essere una sorpresa. Comunque, tutto questo per dire che generalizzare negli Stati Uniti è molto molto complicato. Il fatto rimane: New York City è una città che ha votato, che in totale ha votato ovviamente per il Partito Democratico, però, come vi ho fatto vedere nella mappa, se uno va più nel dettaglio, diverse zone come Staten Island sono prevalentemente per il Partito Repubblicano. Quindi, chi lo sa? Comunque, questo è la mia chiacchierata di riferimento in italiano per il momento. Riniziamo, vediamo come va. Ci vediamo alla prossima. Ciao.